Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, risorto dai morti, la comunione dello Spirito Santo e l'amore di Dio Padre sia con tutti voi. Carissimi fratelli, oggi, in questa festa di San Mattia, Apostolo, il Signore ci fa un regalo grande, il regalo dello Spirito Santo, del desiderio di evangelizzare. Quindi riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua amicizia, di essere contati nel numero degli eletti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era circa 120, e disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Egli era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra di noi assunto in cielo, uno divenga insieme a noi testimone della resurrezione. Ne furono proposti due: Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Allora essi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai designato a prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto». Gettarono quindi le sorti su di loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e per sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è pari al Signore nostro Dio, che siede nell'alto, e chi si china a guardare nei cieli e sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Andare a portare frutti che dureranno, dice il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre
l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Parola del Signore. Carissime sorelle e fratelli, oggi in questa festa dell'Apostolo Mattia, il Signore rinnova anche il nostro spirito, rinnova il nostro battesimo. Con il battesimo c'è l'inizio della conversione. La conversione è riconoscere, per la grazia dello Spirito Santo, che siamo stati creati, che siamo stati creati da Dio per essere uniti al suo amore, per conoscere il suo amore. In questo mondo siamo inviati. Non abbiamo scelto né il luogo, né il momento, né la famiglia dove saremmo dovuti nascere. Non l'abbiamo scelto noi. Quindi è il Signore che ci ha inviati su questa terra. E in questa terra siamo chiamati per il battesimo e per tutti i sacramenti, per mezzo della parola di Dio, a conoscere che il Signore ha una missione per noi. Prima di tutto, in questa Pasqua, il Signore ci chiama a incontrarlo. Rimanere nell'amore di Dio vuol dire essere disposti a accettare la sua parola. Lasciati amare da Dio. Non resistere la volontà di Dio. Non resistere la volontà di Dio. Lascia che il Signore operi nella tua vita e ti invii dove Lui vuole e che faccia di te ciò che Lui vuole. Lasciati amare. E quindi, per mezzo dello Spirito Santo, sarai testimone che Cristo è risorto nella tua vita, che sei entrato nella sofferenza, però non sei morto, non sei disperato. I discepoli, così come gli apostoli, erano testimoni della risurrezione. Noi siamo chiamati alla stessa cosa, a essere testimoni della risurrezione. Possa oggi il Signore, per l'intercessione di San Mattia, regalarci lo Spirito Santo. Presentiamo adesso le nostre preghiere al Signore. Ti preghiamo, Signore Padre Santo, per la Chiesa di Dio, per il Papa Francesco, per il nostro Vescovo Nicolas, perché il Signore li custodisca e li protegga. Preghiamo. Dio, Signore. Ti preghiamo, Signore Padre Santo, per tutti i leader del mondo, ti preghiamo per popoli di tutta la terra, perché regni fra loro la concordia e la pace. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo, Signore Padre Santo, per tutti quelli che annunciano il Vangelo come gli apostoli, anche per quelli che soffrono e sono assillati dal bisogno e dalla sventura, perché la provvidenza del Padre e la solidarietà dei fratelli li soccorra. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti preghiamo, Signore Padre Santo, per noi stessi, perché la provvidenza del Padre ci aiuti a stare uniti nella preghiera. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera del tuo popolo, per Gesù Cristo, nostro Signore.
Pregate, fratelli, perché questo mio sacrificio e vostro sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, i doni della Chiesa che devotamente ti offre nella festa di San Mattia e sostienila sempre con la forza del tuo amore misericordioso. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei tuoi santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. E per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicolas e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio,
con tutti gli apostoli, San Mattia, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli, scambiatevi un segno di pace. Agnus Dei, qui talis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui talis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Signore, non privare mai la tua famiglia di questo pane di vita eterna, e per intercessione di San Mattia,
accoglici nella comunione gloriosa dei tuoi santi, per Gesù Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto.